Napoli reagisce all'offesa del TGR Piemonte con alcune iniziative che prendono corpo in queste ore. Al Caffè Gambrinus di Piazza Trieste e Trento, iniziativa pubblica alla quale hanno partecipato, oltre agli esponenti locali dei Verdi, Francesco Borrelli e Carmine Attanasio, anche gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, lo speaker radiofonico Gianni Simioli, Angelo Forgione del Movimento Vanto e il pizzaiolo Gino Sorbillo. È stata avviata la raccolta delle firme per la denuncia querela collettiva intentata contro gli autori responsabili di quelli che vengono definiti insulti ignobili e sarà inviata una scatola realizzata da Napoli Mania con all'interno il profumo di Napoli al giornalista della TGR Piemonte. Anche professionisti, impiegati, commercianti, operai, casalinghe e studenti sono scesi sul piede di guerra. In poche ore oltre 300 persone hanno già aderito all'iniziativa di Azzurra Lex di agire nei confronti del giornalista del TGR Piemonte e della RAI per ottenere un risarcimento dei danni. Azzurra Lex, associazione di giuristi accreditata presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli, ha infatti messo a disposizione di tutti coloro che intendono agire in maniera totalmente gratuita un proprio pool di legali. La somma, che sarà eventualmente riconosciuta a titolo di risarcimento, sarà interamente devoluta in favore dell'associazione Onlus a voce dei creatori di Don Luigi Merola, come confermato dall'avvocato Sergio Longhi, presidente di Azzurra Lex.